Uno degli ultimi sopravvissuti della battaglia d'Inghilterra, combattuta nei cieli inglesi tra l'estate e l'autunno del 1940, ha compiuto 100 anni a Lecco, Luigi Gnecchi, aviatore pluridecorato, che ha detto no alla Repubblica di Salò e alla guerra. Sono rimasto solo, ma colpito la contraerea e la caccia nemica, gli Hurricane. Hanno colpito il motore di destra, io avevo un bimotore. Riesce a risorvolare la manica senza carrello a terra di pancia. Il suo secondo non l'aveva avvisato però che a bordo del Cicogna c'era ancora una bomba di 2,5 quintali. L'11 novembre del 40. Battaglia d'Inghilterra, il giorno più brutto di una vita lunga 100 anni. Sì, perché l'aviere Luigi Gnecchi di Lecco è passato indenne tra 2 secoli e tante campagne militari, a cominciare dalla guerra di Spagna. CAI, Corpo Aereo Italiano, che noi cantavamo evviva il CAI, evviva il CAI, che ci ha cacciato in mezzo ai guai. Pluridecorato, croce di ferro di seconda classe, persino dal generale Kesselring. Ma quando lo stesso Kesselring ordinò, pena la morte, di aderire alla Repubblica di Salò, lui disse senza indugio: non aderisco. Quando vede alla televisione che si parla di guerre, che cosa prova? Vedo gli apparecchi diversi, vedo i temi diversi. La guerra è sempre brutta. Vita intensa anche in vecchiaia, appassionato di golf e tuttora di bridge, sempre al fianco della bellissima moglie Aurora. Per il compleanno Luigi sta ricevendo auguri da mezzo mondo, compreso il ministro della difesa e il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare. Lui ringrazia sorridendo, questi 100 anni, dice, sono volati. Ma sono volati via, volati.